sushi, guardate quanti bei sushi, insalata, sashimi, insalata, altro sashimi, altri sushi, questo comprato nella stazione a Termini. Amore, sì, una pecora. Le bacchette. Buonasera e benvenuti in questo video mukbang in treno speciale. Scusate il traballo un po', ma siamo in treno. Insieme amore abbiamo comprato un po' di sushi, sì. Dobbiamo prendere solo insalata, ma alla stazione c'era di tutto, quindi come sai che mi piace mangiare anche l'insalata con le bacchette? Speriamo che si senta. Alziamo un po' la voce. Qua ho preso anche questo, un tipo di sashimi. La sassa di soia, amore, vorrei fare una scodellina per metterci la sassa di soia. Quella là, là. Quale? La scodellina quella là di là. Così. Abbassati un po', amore, se no non vieni. Amore. 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 Ragazze, sono disponibili di nuovo le collane Carlita Jewel. Ve lo dico perché le stavate aspettando. Con bacchetta. Sia la 5 stelle che la Summer Vibes le potete acquistare su Carita Shop. Questa è la barchetta. Vai, la barchetta. No, questo è mio? Grazie. Questo è mio. No, amore, ma come? Come dividi tutto a tuo piacimento? Vabbè, iniziamo, beviamo. Tada! Iniziamo? Come è finito. Come? Qua ho messo la salsa di soia per mangiare. Questo non mi piace, non è. Salsa di soia. Buono. Meno male che sushi c'è. Ragazzi, ma poi la cosa bella, dovete sapere, un po' più lontano. Alza un po' così, alza il piattino così, se no non si vede. Dai, dai, mangia così. Inclina un po' così. Ragazzi, dovete sapere che siamo entrati nel supermercato a Termini per prendere due cose. No, per prendere tipo uno spuntino, una cosa di spuntino, perché a casa abbiamo anche il pesce, abbiamo fatto anche la spesa a casa. Ma praticamente, scusate, mi metto il burro a farlo, può sembrare uno sponsor, ma non è uno sponsor, è semplicemente che io me lo metto davvero. E, in pratica, siamo entrati per comprare tipo uno spuntino, no, vabbè, prendiamo giusto uno spuntino che poi a casa ceniamo. Ok, entriamo là, cioè, non so se avete mai visto. Sono andati col carrello là. C'era tutto sto bendito di sushi, vi giuro, una meraviglia. Ragazzi, sushi. Devo dire che è molto buono. Molto buono, ragazzi. Ho preso questo qua. Tipo questi pezzi di sashimi. Che li abbiamo tagliati col coltello, che io li adoro. Si bagnano nella salsa di soia. Ma no, non è qua. Ma no, non è qua. Ma ci sono anche questi di più. No, amore, è uguale, guarda. Mangerà Dario il wasabi. Ma me lo sono messo qui il wasabi, amore. Adesso mi mangio io questo qua col wasabi. Questo sacco di wasabi, amore. Proviamo. Sì, vai, vai. Fai wasabi. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ho volato una bacchetta. Troppo buono per il wasabi, ma come fa a non piacerti? Metto
metto almeno qua un po' di wasabi. Ah, ma c'è di mezzo all'alga. Di wasabi? Sì. Troppo buono. Buono troppo. Andiamo con le voci più belle. Sottovalutare qualsiasi problematica possa avere questa persona, però non bisogna mai farsi del male in questo modo, perché comunque la vita è tua e tutto poi per altre persone, no? Oppure se avete qualche problema parlate con amici, dite più stretto. Però il problema che ha. Lo so che è difficile, no? Ma te ne darò della stessa. Bisogna essere forti e farcela da soli. E non abbattersi mai, però ciò non toglie che comunque i momenti di debolezza ci sono per tutti e quindi va bene, cioè ci può stare, non c'è nulla di male. Infatti poi a tratti, mentre era luce, abbiamo chiamato l'ambulanza e abbiamo soccorso, perché mi stava proprio male, poi si era fatto pure male. Lui a tratti, quando capiva, diceva io mi vergogno, vero? Però dopo stava male per quello che fosse successo, però sì, non sapendo cosa è successo. Penso qualcosa di sentimentale, qualche delusione amorosa. Però
succedere qualcosa di grave per farsi del male così, perché lui volontariamente si è fatto del male. L'alcol comunque è come una droga, cioè sono persone che bevono come autolesionismo. Forza Roma. Forza Napoli, grazie. Dalla terra. Insalata è una cosa che mangio sempre. Bene. Penso non c'è un pasto che faccio senza insalata, a parte la colazione. Colazione con insalata? No, però solo a pranzo, cioè a pranzo cena sempre. Ragazzi, c'è il nuovo sushi, hanno messo sul treno. Sushi treno. Però voglio dire questa cosa, fate il treno a sushi. Potresti anche che ci sia il vagone nel ristorante, no? No, non credo. No, ultimo sashimi. Un pizzico di wasabi. Questo lo metto qua. Troppo buono, no? Diciamo che ci siamo contenuti. Siamo venuti a mangiare sushi sul treno. Facciamoci la verità. Diciamo che ci siamo contenuti, potevamo comprare anche il doppio. Sì. Però diciamo che potrebbe essere il giorno di dieta per noi. Sì, bravo. Lo facciamo rientrare alla dieta. Sì, sì. Entrate nella dieta. La tavola, adesso dobbiamo fare un bel sonnellino. Adesso ci trasferiamo nella camera da letto. Nella camera da letto. C'è un bel sonnellino, un po' d'acqua ragazzi. Stiamo viaggiando a una velocità di 300 km orari. Che dai ragazzi la borsa delle castagne che ti ho detto io che è vera? Che cosa? Che oggi tu volevi comprare le castagne, Roma in generale, le calda rosse, quelle per strada. Si possono comprare ragazzi a Roma, sono buone. Sono grandi grandi. Erano grandi così. Ma no, niente, io so che non sono tanto genuine e naturali, sono comunque piantate, sono enormi. Sono quelle castagne più buone, sono piccole. Voi cosa ne pensate? Io con questa scusa evito di comprare per non mangiare. Ma troppo buone. Pazzatura. Adesso andiamo a casa che ci aspetta Bubi. Bubi. Bubi sarà dormendo sul letto tutta la giornata. Qui è rimasto, poi andiamo là, troviamo sul cuscino mio a dormire. Sicuramente sarà facendo bei sogni così. Di lavorare anche lui. Così fa pure. Ragazzi, sentite, pubblico così. Lo fa. Pubblico sa proprio. Così proprio se lo fa. Beh. Ci devo mettere cose nel naso. Sembra che si addormenta, come fa? La prima che si addormenta fa. Poi dico fa partita. Beh. Fa sempre buttiamo tutto
sono verso l'altro pure. Dici la verità. Piaciuto? Dici la verità. Tutto qua. Mi ha fatto una bella cena. Anche il coltello, ragazzi. Ci voleva. Sì, perché no? Ho perso una taglia dentro. E dopo questa dieta si chiuderanno ancora di più. Ha buttato tutta nella spazzatura. Amore, se mi ami, lettati tutto questo wasabi. Sì. Amore, no, quello è per domani. No, amore, quello è per domani. Amore, ma il couscous è per domani. Era per domani. Dai, per la spesa però. Ragazzi, attenzione. Aspetta. Questo cade tutto. Amore, perché non ti alzi? Ragazzi, Dario vuole aprire anche questo, che è couscous con pollo e verdure. Perché? Rispondete, perché è un ciccione. Però praticamente scoccio di farlo, cioè no, la porca. Porchetta sembra, ma allora la prima si può. No, io voglio cucchiaro. Comunque. La tavola nuova. Ho letto gli ingredienti, sono buoni. Ecco di la porca. Io voglio qua dentro. Attenzione. Poi prende sempre lui di più, sa come. Amore, vuoi far vedere l'orologio come ti sei comprato? È questo? L'hai visto? Oggi se l'hai comprato, guardate, c'ha 10 miliardi di orologio, ci sei comprato quest'altro orologio e se l'hai messo già e c'ha ancora l'etichetta, cioè lui dovete vedere. Lo posso togliere? No. C'ha ancora l'etichetta l'orologio. Amore, dividi bene. Vai in bagno, vai. Amore, dividi bene. Vai in bagno. Uguale, uguale parte. Basta, questo è mio. Amore, tutto a te. Ah, non lo voglio più, ma te lo voglio. Basta, le prendo. Guarda, c'è, guarda. No. E guarda. Ho preso tutto. Non è vero, allora hai preso poco a poco, amore, dì, scherzando. I due occhi maledetti. Ha diviso. Dammi il couscous. Va bene. Ti arrabbi il couscous. Buono.
baci Paulina. E baci Paulina. Lo faccio io. Bene. Una estrella traerte, hasta el cielo bajar.